pittore Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, nasce nel 1571 appunto a Caravaggio, città del Bergamasco. Il padre è magister, ovvero architetto decoratore presso il marchese di Caravaggio e duca di Milano. Il giovane, allora solo tredicenne, entra nella bottega del pittore Simone Petarzano di Milano, che era stato uno degli allievi di Tiziano. Fu dunque studiando presso questo artista che Caravaggio poté trarre una particolare attenzione per la natura, espressa come linguaggio semplice e quotidiano. Nel 1590, verso i 18 anni, il pittore partì per Roma, senza denari e mal vestito, così lo descrive uno dei primi biografi. Fu forse lo zio a introdurlo dal Monsignor Pucci di Recanati, che lo accolse presso di sé. Tre anni dopo lo troviamo nella bottega del detto Cavalier d'Arpino, un artista di maniera, tenuto nella massima considerazione sia dalla Chiesa che dalla nobiltà del luogo. Egli impiegò il giovane pittore nella realizzazione di fiori e frutta da inserire all'interno delle sue opere. Ma oltre a ciò, Caravaggio dipingeva anche per sé. Realizzò così nature morte e soggetti semplici, attento a quell'interesse per lo studio della luce, intesa come esaltazione dell'opera e del colore. Ponendo ora una particolare attenzione sulla natura morta, titolata Canestro di frutta, notiamo come la pittura di genere si afferma nella sua autonomia. Caravaggio dischiude il cammino alla natura morta italiana, che più tardi sarà presa ad esempio da molti artisti in tutta l'Europa ed oltre. L'opera sarà menzionata in una lettera del Cardinal del Monte al Cardinal Borromeo verso il 1595 e due anni dopo sarà acquistata dal Cardinale stesso, che la registrò nell'inventario dell'Accademia Ambrosiana, dove la tela è tuttora conservata. Sarà la prima volta che un semplice canestro, abilmente realizzato, ripieno di qualche frutto, viene elevato come assoluto protagonista dell'arte, non più come oggetto, inteso solo a decorare un'opera, ma come soggetto della stessa, con una suggestione realistica e profonda che non è stata mai più raggiunta da nessun artista dopo di lui. Grande pregio e tecnica si riscontrano nella rappresentazione dei frutti, della pera, dei fichi accarezzati dall'ombra, dei grappoli d'uva matura e succosa, nella maestria delle foglie, quelle fresche e quelle appassite. Ovunque si scorge una sottile allusione al contrasto tra vitalità e disfacimento, tra vita e morte. Persino nella mela perforata dal baco si legge la nozione del tempo che passa, e scava nel profondo delle cose, e niente resta intatto. L'utilizzo della luce battente a destra dell'opera, ma non ancora nel modo violento e assoluto, drammatico, che troviamo nella sua produzione più matura, ma in questo caso è carezzevole, ben distribuita su ogni frutto, in modo suggestivo e sensuale, che giunge nella trasparenza del succo, o nella polposità dei vari frutti.
L'opera è stata per secoli attribuita ai pittori olandesi, grandi produttori di nature morte, anche di pregio più che evidente. Fu soltanto nel 1920 che Caravaggio, dimenticato per secoli, uscì dall'ombra e ne risultò autore eccelso e indiscusso. Le sue opere vennero acclamate, ricercate e contese, così come il suo grande genio meritava. Negli studi sulla sua tecnica, che seguirono, si poté rilevare una particolarità della preparazione delle tele, che venivano prima gessate e poi, su supporto ancora fresco, un po' come la tecnica dell'affresco, l'artista trasferiva il disegno del soggetto calcando le linee in profondità, cosicché restasse un fine solco sulla tela anche dopo dipinta. Lui, l'inquieto, il violento, il pittore maledetto come veniva definito da molti, lui, il genio con l'arte nell'anima, che dipingeva quasi al buio, con unico spiraglio di luce proveniente dall'alto, da un foro praticato nel tetto e che cadeva obliquo sui personaggi che posavano per ore di fronte alla sua instancabile passione. Una vera rivelazione del chiaroscuro, un nuovo modo di trattare la corposità della luce che adesso non cadeva più dall'alto come un dono dal cielo, ma solo a tratti, conferendo alle opere un'alta potenza espressiva e drammatica. Caravaggio ha fatto del naturalismo e dell'ombra e della luce la grandezza dell'arte italiana, una maestria irripetibile malgrado i tanti seguaci. Finirà i suoi giorni solo, fuggiasco, colpito da febbri certamente malariche, su una spiaggia della Feniglia, il 18 luglio 1610. Visse drammaticamente, come lo fu la forza del suo realismo e del suo incomparabile genio.